Buongiorno a tutti ragazzi, nel video di oggi voglio parlarvi di redditività nel trading. Allora, come sappiamo, per noi il trading è una cosa seria, è un'attività professionale e quindi dobbiamo calcolare la nostra redditività. La redditività solitamente in borsa si calcola con il P/E, ossia price earning, ossia il rapporto tra il prezzo e il guadagno. Questo che cosa significa, tradotto in parole molto molto semplici? Vuol dire che noi dobbiamo calcolare quanti soldi facciamo in un certo lasso di tempo. Questa è la nostra tasso, diciamo, di redditività. Più questo tasso è alto, è più conveniente fare trading. Più questo tasso è basso, è più ci conviene fare altre attività. Quindi se noi vogliamo essere dei veri imprenditori, dobbiamo, oltre che guadagnare, capire anche quanto guadagniamo in un certo lasso di tempo. Questa relazione, che di fatto non è altro che una divisione, ci dà l'idea della nostra capacità di fare trading in maniera redditizia. Cerchiamo di fare un esempio però pratico per cercare di capire, così ognuno di noi si può fare due calcoli e cerca di venire fuori della situazione. Allora, tenuto conto che il trading e gli investimenti non si possono misurare, secondo me, a meno che uno non faccia scalping, ma non è il nostro caso, a livello giornaliero, dobbiamo fare una media, magari, nell'arco di un trimestre. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo un 3 mesi di arco temporale, analizzo i guadagni in relazione al capitale che ho impiegato. Per capitale intendo anche l'effetto leva, quindi se io investo, 10.000 euro, però vado a leva a 1 a 200, non mi interessa. Io considero il capitale che vado ad impiegare, considero qual è la remunerazione che io ne traggo e considero quanto tempo ho impiegato per questa remunerazione. L'obiettivo qual è alla fine? È quello di, banalmente, avere una redditività giorno, una redditività oraria. Questo ci permette di capire qual è il nostro livello, ci permette secondo me di contestualizzare la nostra attività nel mondo. Cioè, a volte ho incontrato degli allievi che magari riuscivano bene, ma dedicavano talmente tanto tempo, per cui la redditività in relazione al tempo che dedicavano al trading corrispondeva a un lavoro sottopagato nei campi, senza nulla togliere, senza non voler offendere. Però dobbiamo riuscire ad avere un rapporto tra il tempo impiegato e la remunerazione che noi abbiamo ottimale. Perché ricordiamoci sempre che l'obiettivo del trading qual è? È migliorare la qualità della nostra vita. Migliorarla vuol dire cercare di ridurre al minimo lo stress, cercare di aumentare al massimo i guadagni e cercare di avere più tempo libero per noi. Quindi questo calcolo, che magari può sembrare anche stupidino, in realtà secondo me è un calcolo interessante, non per prenderlo come un dogma, per prenderlo come un qualcosa da guardare tutti i giorni, ma per avere un parametro in più di riferimento e contestualizzare meglio la nostra attività di trader in relazione a quello che ci offre attorno al mercato. Perché se noi facciamo questa attività è perché non vogliamo magari fare il lavoro da dipendente. Se invece facciamo per esempio il trader e impieghiamo tutta la giornata davanti al computer per guadagnare poi quanto guadagnavamo come lavoratore dipendente, tanto vale fare il lavoratore dipendente che almeno è uno stress, c'è un titolare che si occupa di tutto, io non mi devo occupare di niente, perché poi il trading ha tutta un'altra serie di fattori che devono essere presi in considerazione. Quindi faccio un brevissimo recap: noi dobbiamo calcolare in base al nostro capitale, in base alle nostre rendite per un periodo di 3 mesi, qual è la nostra redditività media, oraria, giornaliera, settimanale, ecco, questi più o meno sono i riferimenti. E poi se avete piacere potete scrivermi sotto la vostra esperienza, le condividiamo, io vi racconterò poi anche la mia e così riusciamo a capire insieme qual è più o meno una media e qual è magari un prezzo a cui ha senso tendere piuttosto che no. Tutto qua. Spero come sempre anche in questo video di esservi stato utile e ci aggiorniamo al prossimo. Un abbraccio da Dubai.